Rieccoci in studio con la nostra pagina sportiva che apriamo parlando di basket. Nell'ultimo turno di andata di legale nel basket Brindisi, priva di Ndoye, ha perso in casa contro l'Olimpia Milano per 83 a 76. Una partita bella, spettacolare, in cui Milano ha prevalso per il suo organico più completo e lungo. Fischiato Fulze, Bucchi si arrabbia, Lennel è settima, mentre Milano centra l'ultimo posto, l'ottavo delle finali di Coppa Italia. Ascoltiamo il servizio e a seguire le interviste. Partita spettacolo al Palla Pentassuglia. L'Enel, già qualificata in Coppa Italia, affrontava la mitica Olimpia Milano, che invece cercava la qualificazione. Ultima partita di andata davanti ad un pubblico spettacolare. Ha vinto l'Olimpia Milano per 83-76, ma l'Enel comunque ha giocato bene, soprattutto nella seconda parte di gara, e arriva quindi al sesto posto nelle Final Eight. Il primo quarto è regnato dall'equilibrio e si gioca davvero di spettacolo su entrambi i lati. Sibbons fa subito due falli e Bucchi fa girare tutta la panchina. Al primo intervallo Milano è avanti per 20 a 17. Fischiati tre arbitri, di cui uno, Cicoria, era di Milano. Brindisi tira solo col 33%. Nel secondo quarto Milano difende forte, Lennel è un po' in confusione in attacco, il pubblico becca ancora gli arbitri. La squadra di Scariolo allunga sul più 14, Brindisi non ha una risposta dalla panchina e si sente l'assenza di Capitan Doia nelle rotazioni. Parziale 20 a 5 per gli ospiti. All'intervallo lungo Milano con le mani sulla partita, avanti per 46 a 29. Nel terzo quarto Lennel parte bene con maggiore determinazione, più compatti in difesa e Bucchi li esorta a non mollare. Milano si carica di falli, Lennel a meno 6, Brindisi è trasformata col quintetto titolare, 18 a 3 il parziale. Milano non segna più da 3, poi Gibson con due triple dà il pareggio e all'ultimo intervallo si è sul 57 pari. Brindisi continua a giocare bene, ma dall'altra parte c'è Basile in grande serata. La partita è in equilibrio, ma Melli dà il più 10 ai suoi. Partita segnata quindi per Brindisi, che comunque risponde bene con Gibson. Alla fine ha vinto Milano, come si diceva, per 83 a 76, entrando così nelle finali di Coppa Italia. Per lei nella sensazione che si è aperta una bella occasione per un'altra vittoria contro una grande. Migliori realizzatori Gibson per l'Enel con 24 punti e Brusis per Milano con 14. Domenica trasferta a Varese per la prima giornata di ritorno. I lombardi sono privi di Ere e Banks, l'Enel è priva sempre di Capitan Doia. Ma senz'altro diverse partite in una, no? Un grande primo tempo in cui abbiamo fatto un po' quello che avevamo preparato con molta concentrazione, molta generosità in attacco con 10 assist. E molta attenzione difensiva, limitando un po' il loro contropiede, il loro tiro da 3 punti, che era un po' quello che ci interessava di più. Poi all'inizio del terzo quarto loro sono saliti molto carichi, sono un'ottima squadra, hanno prodotto uno sforzo molto grande, noi abbiamo avuto un po' paura, sicuramente, è chiaro che abbiamo diverse ferite che ancora devono cicatrizzare, quindi lo spettro di una sconfitta grave, senz'altro si è materializzato un po' nell'aria, però è stato molto molto importante che ancora una volta con un grande contributo dei giocatori che sono usciti dalla panchina siamo riusciti a riprendere con pazienza, poi con addirittura autorità e personalità la partita in mano, conducendola in porto addirittura poi alla fine senza neanche soffrire. Ma senz'altro, anche se i momenti migliori sicuramente li abbiamo avuti con Bremer in campo, come dicono le statistiche, come dice il break decisivo che abbiamo fatto, decisivo a posteriori, perché poteva non esserlo, che abbiamo fatto nel secondo quarto con lui in campo. Però è vero che ha fatto un altro passo avanti importante. Adesso è un po', a volte, talmente preoccupato di mettere in ritmo gli altri, di passare la palla, eccetera, che ha rinunciato a qualche tiro e non deve rinunciare a quei tiri perché è un grande tiratore. E deve farlo, però noi avevamo bisogno di un giocatore che entrasse con umiltà, con generosità, con l'inclinazione di giocare per gli altri. Abbiamo bisogno di altruismo, abbiamo bisogno di generosità nel nostro gioco, abbiamo bisogno di esempi di gente che gioca per gli altri. E lui, devo dire la verità, che anche, ripeto, rinunciando magari a qualche tiro che forse poteva non che poteva avrebbe potuto prendere. Però è entrato con questo piede, questo è molto importante. Cosa temeva di Brindisi in particolare? Ma l'avevamo detto, la loro grande velocità, il contropiede, il loro tiro a 3 punti che è molto efficace, il grande atletismo dei loro lunghi,
sono eccellenti nei movimenti corti, vicino a canestro, rimbalzi d'attacco, eccetera. E lo spirito col quale giocano, perché è una squadra ben organizzata, che gioca bene, che è anche in evidente momento di fiducia, dove si vede che i giocatori sono lo staff, la società, anche il pubblico, che è tutta un'unica realtà molto bella. In questi casi poi le cose si complicano anche più in là, diciamo, dei valori tecnici, per cui rispetto molto il lavoro che stanno facendo e gli auguro, ovviamente, a partire da adesso che possano continuare nel loro bel cammino di quest'anno. Non sai da dimenticare, abbiamo avuto un attimo di sbandamento, la squadra ha fatto un po' fatica, si è persa, però poi con il cuore di sempre siamo tornati dentro, addirittura sopra, però purtroppo la panchina di Milano è più forte, questo lo dico con massimo rispetto dei miei giocatori, ho grande stima e affetto per i miei ragazzi, però purtroppo questa è la differenza del momento. La nostra panchina a volte fa fatica contro le squadre che hanno fatto i 4 più 3 come scelta tattica per la stagione. Noi col 5 più 5 riusciamo ad avere un migliore apporto dalla panchina, perché giochiamo contro altri italiani. Quando ci sono molti stranieri dall'altra parte, la fisicità, il fisico, la muscolazione avversaria diventa pesante, e quindi questo alla fine un po' lo paghiamo, come è successo questa sera. È normale che cioè, la squadra ha reagito come sempre, ha fatto un terzo quarto eccellente, abbiamo dimostrato ancora una volta di avere cuore e carattere, per cui credo che alla fine la squadra esca bene da questa partita. Però ripeto, alla fine noi, lo dice proprio la storia del campionato, contro queste squadre facciamo fatica. Mi è anche dispiaciuto onestamente vedere che il pubblico ha così fischiato un nostro giocatore che era Fuz, però questi sono i giocatori che ho a disposizione, ho stima di loro, sono ragazzi che durante la settimana lavorano duro e quindi li metto in campo con fiducia. Se un ragazzo è in difficoltà, credo che vada aiutato e sostenuto. D'altra parte abbiamo questi ragazzi qua, non abbiamo Bryant, non abbiamo chissà quale giocatore, sono ragazzi nostri che lavorano tutta la settimana e vanno sostenuti. Coach, onestamente, quanto c'era di personale in questa voglia di vincere dell'Enel? Perché lei, abbiamo visto che soprattutto nella fase della rimonta si è sbracciato come non mai, forse. No, non è vero, non credo proprio, credo che alla fine invece sia, per me era, non avevo niente di cui vendicarmi, tanto la storia parla chiaro, la mia storia parla chiaro, parla chiaro la storia di Milano di questi 2 anni da cui sono andato via, per cui con molta serenità ho vissuto questa partita, l'unico obiettivo era vincere perché è il mio lavoro, ma tutto qua. Cosa cambia adesso nel girone di ritorno per Brindisi, al di là di questa sconfitta? Che sensazione ha avuto lei della squadra? È una squadra che sicuramente il campionato salirà di livello, di qualità, diventerà molto più duro, sarà molto più difficile, dobbiamo assolutamente avere tanta determinazione perché adesso comincia veramente la parte delicata, dura, e sarà veramente molto difficile. Su Ndoye quali sono i tempi di recupero? Non lo sappiamo ancora, valuteremo meglio attorno a martedì. Spettacolo incredibile, bellissimo, un pallaventassuglia dei vecchi fasti, è arrivata la sconfitta, però insomma non bisogna demoralizzarsi. Ma credo che, di non dirvi una bugia, oggi per la prima volta perdiamo e sono quasi soddisfatto come se avessimo vinto, perché giocarsela fino all'ultimo con Milano, con le rotazioni che ha Milano e con le motivazioni che aveva Milano, non dimentichiamoci che una finalette che si gioca al Forum senza l'Olimpia sarebbe stato un qualcosa di incredibile per loro. Quindi ce la siamo giocata, abbiamo fatto un terzo quarto che rimarrà nella storia, dobbiamo essere soddisfatti, andiamo nelle finalette. Siamo settimi e andiamo a divertirci a Milano e vediamo cosa succede. Abbiamo sentito Bucchi, che era ovviamente un po' demoralizzato, ma non più di tanto. Era arrabbiato invece per un episodio che è accaduto quando il pubblico ha fischiato Fuz. Sì, dispiace, il pubblico paga il biglietto e in teoria, però così non facciamo del bene al giocatore. Il primo a sapere che non sta, ne abbiamo parlato anche dalle intrasmissioni, il primo a sapere che non sta giocando bene in questo momento è proprio Robert Fuz. Quindi noi dobbiamo essere lì vicino, perché il giocatore che ha calcato i palcoscenici più importanti della Lega 1 non è quello che stiamo vedendo quest'anno, e quindi diamogli fiducia, perché secondo me ci servirà per il finale di stagione.
Erano presenti sul Palapentassuglia tanti occhi, tanti fari, i più importanti erano quelli dell'Enel. Avete avuto qualche colloquio particolare con i dirigenti? Ma c'è stato, a parte, sempre un piacere averli ospiti, e la soddisfazione più grande è stata vederli uscire dal palazzetto soddisfatti, contenti di aver assistito a uno spettacolo vero, perché oggi, bisogna dire la verità, è stata una partita spettacolare. Poi si può vincere, si può perdere e si può perdere contro l'Armani Jeans, però credo che il messaggio che abbiamo mandato ai tifosi, a tutta l'Italia cestistica che ha visto la diretta Rai, credo sia un segnale positivo di un pubblico meraviglioso, con una coreografia veramente da campioni d'Italia, di una correttezza incredibile. Quindi teniamoci stretta questa domenica, perché è una domenica di sport che ricorderemo per tanto, credo, nonostante la sconfitta. Poi da domenica prossima resettiamo tutto, giocare bene non serve a nulla, servono i 2 punti, e da domenica prossima andiamoceli a prendere già a Varese, che è in una situazione particolare. E ieri, prima del match tra l'Enel Brindisi e l'Armani Milano, i vertici dell'Enel S.p.A. hanno voluto incontrare i giornalisti per esprimere il loro apprezzamento per il bel campionato del team biancoazzurro, auspicando maggiori successi anche in campo europeo. L'intervista a Roberto Renon, responsabile Enel Generazione. 12, quando abbiamo deciso di sostenere in maniera più forte l'Enel Basket, eravamo sicuri che avremmo ottenuto un risultato migliore. Mi fa piacere essere qui prima della fine del campionato d'inverno e sapere che siamo già in Final Eight, e questo credo sia il risultato di un grande lavoro della squadra prima di tutto, perché io non sottovaluto mai il fatto che in campo ci vanno i giocatori e l'allenatore. Noi facciamo la nostra parte cercando di essere vicini e sostenere alla grande con entusiasmo l'Enel Basket. Sicuramente sì, io dicevo che il nostro legame con la città di Brindisi è molto stretto, non solo perché abbiamo una struttura industriale importante per l'azienda, ma anche perché c'è un rapporto sinergico tra le persone dell'azienda e delle istituzioni e anche dello sport. Questo credo sia un elemento fondamentale: se non c'è legame e entusiasmo, le cose non possono che funzionare. Quindi noi abbiamo creato le condizioni per il miglior raggiungimento degli obiettivi possibili. Passiamo al calcio, con la vittoria in casa al Fanuzzi del Brindisi Calcio contro il Campagna con 1-0 sul gol di Albano. La squadra di Mister Ciullo ha così ottenuto i primi 3 punti dell'anno, che risultano fondamentali per provare ad uscire da una situazione di pericolosa classifica. Ma ascoltiamo tutti i dettagli in questo servizio. Dopo poco meno di un mese il Brindisi ritorna alla vittoria e lo fa battendo al Fanuzzi il Campania con il risultato finale di 1-0 con la rete decisiva di Diego Albano. In una partita condita dalla contestazione della curva che contesta la società, in particolar modo Roma, il Brindisi scende in campo con il solito 4-3-3 affidando la difesa a Davide Cacace, mentre esordisce sul lato destro Francesco Bove. La voragine invece ha le chiavi del centrocampo con il trio d'attacco composto da Albano, Pellecchia e Tedesco. Risponde la squadra campana con il solito 4-4-2 con in avanti l'ex Di Matteo. Il Brindisi parte bene, dopo soltanto 2 minuti Albano inizia a provarci dal limite con un tiro che però è di facile controllo per Vigliotti. Al 5° minuto il Brindisi diventa seriamente pericoloso con una bella azione di Mariano che conclude in area di rigore dalla destra, ma il tiro viene deviato in corner, termina di poco alto sopra la traversa. La formazione adriatica continua a spingere e lo fa con una punizione di Laboragine che in area di rigore trova Cacace che di testa svetta sul secondo palo, ma il tiro termina al lato. Al 18° arriva il gol che decide la partita e la firma di Diego Albano, che sfrutta una deliziosa verticalizzazione di Laboragine con l'attaccante brindisino che in area colpisce sul primo palo e sgonfia la rete sotto la curva Stasi. Al 23° invece il Campania a rendersi per la prima volta pericoloso con Pellini che colpisce l'esterno della rete con una conclusione dal limite. Al 30° un episodio cruciale della gara con Baratto che viene espulso per un fallo a gioco fermo su Bove. Per lui è rosso diretto e qualche minuto dopo anche Mister Campana verrà allontanato dalla panchina. La formazione ospite passa al 4-3-2, ma nel finale del
primo tempo sarà ancora il Brindisi a rendersi pericoloso al 46esimo, prima con Pellecchi e poi con un interessante cross teso dalla destra di Sireno. Si va così negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per una ripresa che vedrà il Brindisi cercare di chiudere la gara, ma invano. Al 10° minuto è Tedesco infatti a sfiorare il 2-0 con una punizione battuta in verticale in area di rigore dalla destra, ma il lob dell'attaccante con la maglia numero 11 termina alta sopra la traversa. 2 minuti più tardi ancora Brindisi, Mariano in mezzo vede Albano per Sireno che mette al pallone sempre per l'attaccante brindisino, poi Pellecchi in area di rigore non riesce a realizzare il 2-0. Un minuto più tardi ci prova anche la voragine da fuori, ma il portiere ospite devia nuovamente in corner. Iniziano i cambi in casa Brindisi, entra Mariano per Greco e al 24esimo della ripresa Sireno crossa in mezzo per Tedesco che colpisce in pieno la traversa. Al 30esimo ci prova da fuori anche il neo entrato Greco con un esterno sinistro che però è troppo centrale. Al 34esimo l'ultima clamorosa occasione da gol per i padroni di casa con Albano che dà per la voragine che a colpo sicuro con il destro batte in porta, ma ancora una volta il portiere ospite dice di no. Al termine dei 4 minuti di recupero termina così la gara con il Brindisi che riconquista una vittoria e la ritrova al Fanuzzi dopo quella ottenuta contro il Matera a metà dicembre. E con questo è tutto, non ci sono altre notizie, io vi ringrazio come sempre della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata, arrivederci.